E vabbè, lo avevo promesso, se il video sulle bionde degli anime avesse raggiunto i 2000 mi piace, avrei fatto anche quello al maschile, e voi crudeli avete cliccato like anche troppe volte, quindi eccoci qui a parlare di una categoria veramente poraccia. Se le eroine dei cartoni erano infatti variegate negli atteggiamenti, i maschietti con i capelli color del grano sono accomunati da una cosa, anzi da tre: la sventura, la malattia e, quando va male, la morte. Almeno quelli degli anni Ottanta, quelli moderni sono decisamente più cazzuti, o quantomeno sono diversificati. Ciao Naruto, ti ho seguito per troppo poco tempo, ma mi stai simpatico. Il simbolo di questo assioma è lui, Anthony. Anthony è un Ferrero Rocher gigante di bontà con tanto di fioccone, veste di rosa, ama le rose, suona la cornamusa piangente e, per far colpo sulle ragazze, dà il loro nome a cosa? Secondo voi una rosa, ovviamente. Ma schiatta, piombando a terra da un cavallo imbizzarrito e lasciandoci le penne durante una caccia alla volpe, roba che sembrano quegli spot cruenti contro la caccia. Leggermente meglio di lui Lowell, il pretendente di Georgie. Questo non schiatta, no, ma è tisico e passa metà dell'anime o accasciato o nudo. La malattia e la sventura si incancreniscono poi quando si scende d'età. Ecco Sunny, il fratellino di Mila, che rischia le penne più volte, quasi investito da un camion, quasi caduto da un precipizio, quasi annegato. Chi invece va oltre il quasi è l'altro fratellino biondimorfo, Daniel, la pegola di Annette. Quello nel precipizio ci cade davvero e si spacca pure una gamba, che, vedendo il baratro in cui è finito, è anche poca cosa. Cercando altre follie biondocrinite, ecco Crystal. Questo non è malato, no, è solamente esaurito. Crystal è quello che si ficca una rosa in bocca, si tuffa nelle acque ghiacciate del Polo Nord e va a trovare la mamma defunta ponendo una rosa al suo fianco. Va benissimo l'amore materno, ma qui gli psicologi andrebbero a nozze. Certo, non mancano personaggi che si discostano da questi temi. Pensiamo a Moran, l'unico biondo in Sailor Moon, che è inutile. Non come Marzio, che pure è dannoso, lui è inutile ai fini della trama. Ha una sala giochi. Punto. Basta. Oppure ci sono i biondi tormentati, che io ho sempre visto questi due come due cloni l'uno dell'altro in età diverse. Eric, lo scontroso e tenebroso protagonista maschile di Rossana, e Yuri, protagonista di piccoli problemi di cuore, che erano in realtà grandi disagi di fegato, perché ti viene voglia di attaccarti alla bottiglia per stare dietro a tutti gli intrecci, e infatti io non ci sono mai riuscito. Eppure mezzo tormentato anche Mirko. Certo, non è un biondo puro, ma del resto chi lo è? Avete mai visto giapponesi biondi? No, ma come non inserirlo in una categoria disagiata? Lui che beve con fare lo scivo, ci prova con le amiche della protagonista e fa il provolone con chiunque, dai. E se non sono disagiati, sono insopportabili, tipo Gan-chan, il buono di Yattaman. Oggettivamente non si regge, tutto perfettino, ha avuto solo il pregio di farci amare 10 volte di più i cattivi. Oppure Karl-Heinz Schneider, il rivale crucco di Ollie, che alla fine fa tanto lo spaccone arrogante, ma semplicemente è Ollie con i capelli gialli. Ma il colmo del disagio, anche se non è un anime, ma non sarei in pace con me stesso se non lo citassi, è lui, il principe Adam. Questo nerboruto rampollo dal sangue blu che se ne infischia del mondo e si presenta vestito da Jennifer Beals in Flashdance, e quando si trasforma cambia solo il colore della pelle. A lui però il più grande ringraziamento di aver omaggiato involontariamente, ma in modo inequivocabile, la nostra indimenticata e indimenticabile regina della TV.